Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video Svuota la spesa, quindi bentornati nella mia cucina. Questa volta però la tipica frase da youtuber, oddio ragazzi perdonate la mia faccia, sono sconvolta, è veramente d'obbligo perché sono appena rientrata a casa dal lavoro, sono stanchissima, però mi sono messa un po' di rossetto, mi sono cambiata e mi sono messa subito a filmare perché non sono riuscita a filmare questo video durante il weekend e per non lasciarvi senza il video del mercoledì mi sto mettendo qui nonostante la stanchezza veramente assurda. È iniziata la settimana proprio con il turbo, però veramente perdonate la mia faccia, perdonate la mia stanchezza che si vedrà sicuramente, capelli, insomma tutto, però lo faccio per non lasciarvi senza il video del mercoledì, spero che possiate apprezzare. Detto questo, fatta questa premessa, iniziamo subito con questo video svuota la spesa perché ho un po' di cosine da mostrarvi. Alcune cose sono le solite che compro e ricompro, altre invece magari sono nuove e credo di non avervele ancora mostrate. Partiamo subito come al solito da frutta e verdura, frutta ananas. Ho preso quest'ananas, mi sembra maturo e infatti appena finirò la registrazione di questo video credo che andrò ad aprirlo, perché altrimenti l'ananas è un po' tremendo come frutto. Se è maturo non dovete aspettare troppo a tagliarlo, a pulirlo, perché altrimenti soprattutto la parte inferiore, la parte sotto, non dove c'è questo coso che non so come si chiami, comunque questa parte se è troppo matura ha come un sapore di muffa, un odore di muffa, quindi quando è maturo va pulito subito. Poi ho preso qualche mela, semplicissime mele gialle, così da mangiare come spuntino sia la mattina che il pomeriggio, e poi ho preso il solito mango, anche questo è effettivamente bello maturo, quindi adesso vedo se aprire prima il mango o prima l'ananas, vediamo, però anche lui è bello maturo ma non è troppo morbido, ecco, non è molle, quindi secondo me fino a domani riesce a stare e aprirò prima l'ananas. Come verdure non vi faccio vedere niente e credo di non avervi mostrato nulla anche lo scorso video svuota la spesa perché sono pigra e quindi ultimamente sto prendendo le verdure surgelate, quindi già pulite, già tagliate, che cuociono in un attimo. Non è tanto la pigrizia quanto il fatto che veramente abbiamo pochissimo tempo in questo periodo, quando torniamo a casa la sera il tempo è poco, la voglia è ancora meno perché siamo stanchi, quindi utilizzare le verdure surgelate, si buttano direttamente in padella con un filo di olio, un filo di acqua, è molto più comodo in questo periodo. Poi ovviamente tornerò a riacquistare le verdure che acquisto sempre, quindi arriveranno broccoli, cavolfiori, coste, insomma un po' di tutto, però in questo periodo siamo un po' presi e quindi utilizziamo sempre quelle surgelate già pronte. Poi passiamo ad altre cose che vanno nel frigorifero. Ho preso queste due mozzarelle che sono, non è la tipica mozzarella quella fresca diciamo così, ma è la mozzarella quella a pasta dura, si chiama pasta filata o no, forse pasta dura, comunque sono quelle che si usano per la pizza. Siccome ho in programma di fare la pizza ne ho prese due, così sono da 250 grammi l'uno, marca Prealpi, e mi piace molto. Io uso sempre questa sulla pizza perché utilizzare quella fresca, quindi quella più morbida, quella da cui fuoriesce il latte, è un po' un rischio, sicuramente più buona, non lo metto in dubbio, però rilascia molta acqua e quindi annacqua un po' la pizza. Io preferisco sempre usare questa e vado sul sicuro e basta. Poi sempre cose che vanno in frigo, ho preso un po' di yogurt, insomma ho preso lo yogurt greco in un po' di gusti, qui c'è l'ananas e qui l'albicocca, sempre della linea Fruio è buonissimo anche quello al mirtillo, però l'abbiamo già finito, però fidatevi perché è veramente molto buono. Poi Philadelphia Light, questa confezione è un po' più grande del solito perché non è 175 grammi ma 220 grammi, e questo lo facciamo fuori veramente in pochissimo tempo, sul pane, sulle gallette, è buonissimo. Poi ho preso un po' di hamburger, dei soliti che prendo ultimamente, questi sono hamburger con verdure, quinoa e pollo, eccoli qua, sono buonissimi, a me piacciono veramente tanto. Poi sempre da mettere in frigo abbiamo gli gnocchi di zucca, voi sapete quanto veramente io amo la zucca, è proprio un amore grandissimo, quando arriva l'autunno la zucca io la metto dappertutto, tant'è che oggi ho mangiato proprio la pasta con la zucca, tra le altre cose. Vorrei tanto fare gli gnocchi di zucca fatti in casa, ma ripeto, non avendo tempo ho preso questi qui, che devo dire che non sono affatto male perché non sono gommosi, non sono duri ma rimangono comunque morbidi,
cuociono in un attimo, quindi quando si arriva a casa la sera e non si ha voglia di stare lì ai fornelli o non si sa che cosa cucinare, in un attimo veramente sono pronti. Burro, salvia, formaggio grattugiato, è la fine del mondo. Poi, sempre per lo stesso ragionamento, aiuto fare tutto, del non ho tempo di cucinare, non ho neanche voglia, abbiamo preso un po' di tortellini. Allora, questi sono al prosciutto crudo. Ragazzi, ovvio che i tortellini, così come gli gnocchi, ovviamente sono più buoni quelli fatti in casa, però insomma, per necessità prendo questi, per comodità. Questi sono al prosciutto crudo. Però abbiamo preso anche quelli ai funghi, perché Gigi va matto per i funghi, io un po' meno. E poi abbiamo preso anche quelli, aiuto, alla carne. E questi li facciamo o anche qui burro e salvia, oppure con un sughettino veloce, con il ragù, oppure con il brodo. Quando magari non stiamo bene o vogliamo qualcosa che scaldi un po' di più, facciamo sempre i tortellini in brodo di solito. Poi, sempre cose che vanno in frigo, abbiamo il salmone. Ho preso il salmone, questo l'ho trovato in offerta, anche se in realtà, insomma, offerta è un po' un parolone perché il salmone comunque costa parecchio, soprattutto questo già affettato e affumicato. Però insomma, avevo voglia di salmone e me lo immagino già tipo o con una frittata, un omelette, non una frittata, oppure con le crepe, perché l'anno scorso abbiamo fatto un periodo a fare spesso delle crepe farcite con o appunto salmone affumicato, che è buonissimo, e il Philadelphia, e anche un pochettino di erba cipollina perché ci sta benissimo, oppure con il petto di tacchino, il petto di pollo, adesso non ricordo, però farcite con il salmone sono sicuramente una bomba per quanto mi riguarda. Guarda, molto più buone. Poi, cose che vanno in frigo non ce ne sono più. Passiamo un po' di schifezze. Schifezze che in realtà non sono schifezze, sapete benissimo cosa intendo io per schifezze, nel senso buono del termine. Ho preso le solite barrette misura. Queste sono quelle viola, alacai, mandorle intere, noci mirtilli. Vi avevo detto, forse lo scorso svuota la spesa, che avrei tanto voluto provare anche gli altri gusti, ossia quello nella confezione arancione, che contiene semi di zucca, mandorle intere e baobab, ma anche quello verde, che contiene semi di girasole, anacardi, cioccolato fondente, nocciole e moringa, e poi c'è quello al cioccolato, diciamo, classico. Quello arancione non sono riuscita a trovarlo, però la mia ricerca continua, mentre quello verde l'ho assaggiato, non ce l'ho qui da farvi vedere perché l'ho finito ed è buonissimo. La cosa buona di queste barrette, veramente, come vi dicevo l'altra volta, nonostante il prezzo un tantino alto perché non costano poco, ma veramente dentro c'è proprio la frutta secca intera, quindi trovate proprio le mandorle, le noci intere. Secondo me sono migliori rispetto a tante altre barrette simili sul mercato, quindi nonostante il prezzo le ricompro perché mi piacciono tantissimo, mi piacciono più delle altre. E poi ho ricomprato, ma qui veramente ogni svuota la spesa ve li faccio vedere. E voi penserete, ma no, dai, sono sempre gli stessi che ci fai vedere, vi giuro, no, li ricompro sempre. Sono i cereal sia aiuto, ho sbagliato, sia quelli classici, quindi con la farcitura allo yogurt, che quelli con la farcitura allo yogurt e la marmellata di frutti rossi. Io non mi ripeto più perché lo sapete quanto io li adori e basta, non ve lo dico più. E qui, ragazze, ho da farvi vedere una cosa, non ne vado molto fiera perché è da tantissimo tempo che non la mangio, però stavolta ho ceduto perché sono in quei giorni preciclo e si sa, almeno io in quel periodo non riesco a rinunciare a qualche schifezza e quindi ho comprato la Nutella. Così. Ho preso il vasettino più piccolo, però 200 grammi. In realtà vi devo dire la verità, questo me l'ha messo nel carrello Gigi. Io ho cercato di lottare, dire no, no, mettila giù, però alla fine l'ho lasciata lì, quindi mi ha fatto comodo questa cosa. E ogni tanto ci vuole un po' concedersi qualche sfizio, quindi ci vuole. Poi lo stesso vale per il Kinder Bueno, che è buonissimo. Non ho tempo per fare una merenda come si deve a metà mattina, a metà pomeriggio, mangio una barretta di queste e basta, mi passa la fame. Poi, sempre per rimanere in tema dolciumi, abbiamo preso due barrette di cioccolato che però non sono tanto grandi, sono 75 grammi, quindi alla fine finiranno veramente molto presto. Cioccolato Novi, e questo mi ha incuriosito perché è cioccolato extra fondente con lamponi e granella di mandorle.
mentre quest'altro è sempre cioccolato extra fondente, 70% di cacao, con scorzette di limone e cristalli allo zenzero. Se li avete provati fatemi sapere perché sono molto curiosa. Quando ho visto lampone e zenzero ho detto... questi li devo provare. Poi ho preso le brioche per la colazione, però mi si è aperta tutta la confezione. Ho preso le Bondi alla marmellata, all'albicocca. Devo dire che le mie preferite sono quelle al cioccolato, perché sono proprio ricoperte di cioccolato, la granellina sopra. Non c'erano e quindi ho preso queste, mi sono accontentata di queste. Poi sempre per la colazione ho preso questi biscotti da Tigros, infatti la linea è Prigna, che sono aperti perché dovete sapere che questi sono i nostri biscotti preferiti e non riusciamo a farne a meno, quindi anche dopo cena, dopo pranzo, quando sei sul divano non sai che cosa sgranocchiare, arrivano loro, maledetti, sono veramente buonissimi, pucciati nel latte, pucciati nel tè, ma anche, ripeto, mangiati così da soli sono buonissimi. Poi sempre per la colazione, perché avevo finito praticamente tutto per la colazione, ho preso le fette biscottate integrali della Mulino Bianco e queste le mangiamo o con la marmellata che vi ho fatto vedere forse in qualche video di mia zia, fatta con l'uva fragola, oppure marmellata di fichi che mi fa impazzire, marmellata di prugne, di castagne fatta sempre da mia zia. Insomma, abbiamo il frigo pieno di marmellate e mi mancavano proprio le fette biscottate, quindi dovevo fare semplicemente un po' di scorta. Poi ho preso due tisane. Allora, prima ho preso questa incuriosita perché l'anno scorso non l'avevo notata, penso sia nuova, credo sia nuova, è marca Carrefour ed è una tisana zenzero e arancia. Ora l'ho provata, infatti vedete che è aperta, questa contiene 20 bustine e costa più o meno sui 2 euro. L'ho provata ma non mi fa impazzire, vi dico la verità, non mi soddisfa per niente, non sento tanto il sapore dello zenzero, l'arancia è un po' blanda, insomma non è che sia chissà che cosa, bisogna mettere proprio tanto zucchero per darle un po' di sapore e la cosa non mi piace, quindi vabbè, la finirò perché ce l'ho, però non mi fa impazzire e quindi ho comprato un'altra tisana. Questa la conoscete perché l'anno scorso l'ho comprata, ricomprata, stracomprata, e anche voi sotto mio consiglio l'avete acquistata, vi siete trovate bene, mi fa molto piacere quando succede questo. Comunque è lei ed è questa tisana Sogni d'Oro, orti e frutti ad arancia, carota e ananas. Buonissima, questa è buonissima, però ancora chiusa perché, ripeto, voglio prima finire quella che vi ho mostrato prima, poi aprirò lei, che è veramente veramente molto molto buona. Poi vado un po' a caso perché ho mischiato tutto sul tavolo. Comunque ho comprato ancora la mia fidatissima, amatissima polpa Mutti, però non so perché stavolta ho trovato il barattolino piccolo, mentre io di solito prendo il barattolone quello grande. Ho trovato solo questa e boh, non so come mai, comunque è buonissima. E questa la uso anche quando faccio la pizza e da una parte effettivamente questo barattolino così piccolo mi viene comodo perché spesso non riesco mai a finire per una pizza il barattolo quello grande, invece questo che è da 200 grammi, 210 grammi, dovrebbe bastarmi, quindi non avanza lì nel frigo. Poi sempre per rimanere in tema pizza ho comprato, ho ricomprato la farina nera delle farine magiche ed è una farina che contiene carbone vegetale di betulla. Ora, se avete visto, no, non l'avrete ancora visto, perché insomma nel prossimo vlog, quello che andrà online tra un paio di giorni, la vedrete in azione. Ovviamente ne ho comprato più di una confezione, anche perché veramente non ce n'è tantissima all'interno, se non erro sono 300 grammi, adesso non so dove caspita è scritto, sono 300 grammi. Comunque ultimamente sto facendo la pizza al carbone. Perché? Perché è buonissima. Allora, piace a tutti quelli a cui l'ho fatta assaggiare perché rimane più leggera, più digeribile, riempie meno e quindi mi piace farla. Poi mi piace vederla così nera e qui però ho da chiedervi un consiglio perché, come dirò anche nel vlog, come sentirete anche nel vlog, e qui chiedo il vostro consiglio. Se io utilizzo una farina normale, una farina 00, e poi aggiungo del carbone vegetale che credo, spero di trovare in erboristeria, secondo voi è la stessa cosa? Oppure mi conviene andare avanti a comprare questa? Perché sinceramente questa confezione da 300 grammi costa 1,60€, 1,70€ e non è poco. Quindi io ultimamente che cosa faccio? Utilizzo una confezione da 3 etti e poi aggiungo un po' di farina normale 00, quindi a questo punto forse mi conviene acquistare un po' di carbone vegetale già in polvere e aggiungerlo di volta in volta alla farina in base alla quantità di pizza che voglio fare. Ditemi se secondo voi è una cosa sensata oppure no, perché non lo so. Poi abbiamo comprato i Fonsi
I Fonzie, c'è poco da dire, parlano da soli, sono troppo buoni. Per quanto mi riguarda, le patatine migliori in assoluto sono le mie preferite e ripeto, sono in quel periodo lì, sta arrivando quel periodo lì e quindi volevo essere sicura di avere sia un po' di schifezze dolci che qualcosa di salato. Ovviamente non ho preso un pacchettino solo, ma più di uno, ma questo è un dettaglio. Poi latte, il solito Zimil, quello con il tappo arancione, che è quello parzialmente scremato, ad alta digeribilità, ovviamente. E poi abbiamo preso anche questa aranciata, è una specie di aranciata, è una bibita che non contiene zuccheri aggiunti, se non erro. E di solito prendiamo la limonata, ma abbiamo preso anche il pompelmo, buonissimo, assomiglia molto alla limonata, ma anche questa agrumata è molto buona, l'abbiamo assaggiata da mia mamma e abbiamo deciso di prenderla anche noi perché è veramente molto buona, è più dolce rispetto alle altre due che invece hanno quel qualcosa di aspro che non è male. Poi cos'altro abbiamo preso? Abbiamo preso le birre Corona, perché vabbè, la Corona è la Corona, secondo me è la più buona. Io non amo la birra, ma la Corona con il limone all'interno mi piace veramente tanto e queste le abbiamo prese appunto in previsione di una bella cena a base di pizza a casa per gli amici e quindi la birra ci deve essere con la pizza. E poi penso ultima cosa, dovrebbe essere l'ultima cosa, Scottex, perché l'ho finito. Non so voi, ma io ne faccio fuori a quintali. Spero di non essere l'unica. Comunque, ragazzi, io sto ricontrollando, ma credo di avervi fatto vedere tutto. Quindi, anche per questo video svuota la spesa è tutto. Io spero di avervi tenuto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando un bacione grandissimo. Alla prossima, ciao!